E un saluto a tutti voi dal vostro Luca DNG. La sonore di Tac. Bentornati, Crash Queen Sanity. Sempre insieme, sempre in questo luogo pieno di topi. Ah, c'è una pedana! L'ho persa. Mi è velocissima, non fai niente. Devi essere veloce. Che palle. Cazzo, ah, sono uno spuntato. Che mi mancava una gemma, che però non penso che si sia già riattivata. Cosa dici? Probabilmente sarà proprio l'ultima cosa. Quindi continuiamo di qua. Pum pum. Un po' di nitro che non fanno mai male. Ma porco sti vapori verdi. Molto bella l'ambientazione dell'Accademia del Male. Sì. Una delle più belle in questo gioco. Bello. Proprio bello. Lo vorrei. Sì. Lo vorrei in casa. Che? Okay. Ah, quindi. Che cazzo succede? Oh! Se... no! Ma perché si era rotto male? Mi era già successo. Mi era già successo una volta. Non penso che sia mai accaduto su PS2. No? Quindi è l'emulazione. Può essere. Di sicuro gliel'ha fatto la cutscene. La cutscene gli ha fatto bloccare il. Penso che sia anche una cosa che succeda, cioè proprio gli va in pappa il cervello, non so perché, ma gli va in pappa. Comunque, non era problematico. Io. Gemma. No problem. Di nuovo, da vedere che. Beh, lo sapevo io. Quindi è proprio così. Sì, però non si riprende. Ma porca troia, ma che è sto gioco? Sì, ma io lì come mi chino se sto. Ah, ok, le sono parti. No, ho sbagliato! Sì, però si lascia sconfiggere da degli aeroplani di carta. È un po'. Vabbè che se ti finiscono su un occhio fanno male, sì, fa male. Allora ti prego, niente, anche se no, a quanto pare un errore ricorrente con l'emulazione per questa parte, per questo minigioco. L'aveva già fatto con la cutscene nel villaggio indigeno. Porca. Papu DNG. Ci manca. Tornerà qui nella scuola. Adesso incontreremo Papu che scuola. È venuto a studiare la lingua. Telecamere brutte. Prendi di nuovo fuori. Oddio, cani? No dai, ma io avevo schiacciato. Certe volte fa quella laghetta, quel lagghino del cavolo e non mi prende il tasto. Che giramento di palle. Sono già perso con le gemme. Ma no, ma che? Giocare così non si riesce però, eh. Un'altra maschera? Sì. Questo è l'ultimo Crash, secondo me, che ne vale la pena su PS2. Non lo so, devo provare gli altri, magari mi sorprendono. Io ho giocato a Il Dominio sui Mutanti.
che mi pare fosse proprio l'ultimo uscito per PS2, e è stato delusione totale, proprio della serie. Lo giochi, lo finisci una volta, poi lo molli, lo metti da una parte e fai finta di non averlo mai conosciuto. Mi manca Crash dei Titani, che è quello che veniva prima, che però da come mi sono informata mi sembra di aver capito che è più o meno un po' come il dominio sui mutanti, nel senso che il dominio sui mutanti è praticamente quasi una copia proprio sputata di Crash dei Titani, quindi insomma diciamo che non credo che recupererò quello sui Titani perché sono uguali, a parte la storia. No! Cazzo, non puoi sbagliare niente. Sì, mi pare di ricordare che fosse abbastanza risicato il tempo. Vedevo, devi fare saliva. Perfetto e non c'è tempo per gli errori. A meno che proprio non li correggi di velocità, tipo sai di aver sbagliato, ma non so se riesco. Adesso vediamo. Perché prima non ero andato malissimo, ma vedevo che era proprio proprio già lì. No, dai, la non si capisce. La tridimensionalità era un po' strana. Difficile questa parte. Un attimino, ci devo prendere un attimo a mano. Ma dai! Mi ammazzo. Ci sta, ci sta. Qualche morto e qua ci sta. Non è che si può essere perfetto. Cioè, si può essere perfetti dopo tante volte che lo giochi. Ho dimostrato più volte che se un gioco lo giochi allo sfinimento poi non muori mai. L'ho dimostrato anche quando il buon caro Zebbone si era lamentato che non era possibile finire Topolino le sue avventure senza mai morire. E io avevo accettato la sfida. E in live l'avevamo fatto tutto senza morire. Poi ovviamente no, a lui non gliene era fottuto un cazzo, che io avevo accettato la sfida e fatto, non è che però volevo far vedere che tutto si può fare. Beh, mai dire mai, vale il detto, no? Cioè. Che questo? Non so cosa ha fatto, ma sì, ma è. Ma non è ancora perduto. Sì, ma non sei finisce al pelo, mai. Però potresti farcela. Ma io sto impazzendo. Grazie. Mamma mia, nonostante Dio. Gli errori, bravo. Un po' esagerati. Sì, penso per far scoppiare le nitro di là nasconderà qualcosa, una gemma. Non lo so, vediamo. Diciamo che a volte niente. Le telecamere. No, è solo un passaggio. Diciamo che a volte le telecamere. Dove erano? Non ho neanche visto. Vabbè. Qui. Ok. Proprio qua. Qui. Che è successo? Oddio. Proseguirò da qui. Ma come ci sei arrivato? Torna al dirigibile e accertati che sia ormeggiato bene. Lui. Oddio, a chi lo dici? Ma che cavolo. Da quando è che lui può? Ma no, ma da così, guardando così. No. Si sono dati il cambio. Io avevo bisogno. Il brutto di Cortex che c'ha un saltino monco. Dai, ma l'avevo sparato, non si. Ma vaffan. Ciao bambini. Beh, comunque diciamo una giocata, una parte che non puoi decidere la visuale. È proprio differente rispetto a tutto quello che hai giocato fino adesso nel gioco. Ti devi abituare.
No, non capisco un cazzo, non fa per me questa pistolina di merda. Poi devi anche fare attenzione a non sparare quando c'è la nitro. Perché a volte ti mira delle cose molto pericolose. Guarda lì, ma dai. Ma quella grandissima. Bisogna guardare bene dove si mette i piedi e che cosa sta mirando, perché sennò... Mi era apparsa la maschera e è andata via. Ma porca puttana che è. Mio Dio, è diventato un battle royale. Attenzione. Questi qui sono altri giocatori che stanno giocando contro di me. Li abbiamo anche visti nelle incubatrici. Mm-mm. Ma quindi cosa dovrebbero essere? Alunni o... Ah, topi da laboratorio, cioè... Come si dice? Esperimenti. Presumo qualcosa del genere. Un attimo, spaventato. Gemmina! Ah, ok. Venona. Easy. Tutto facilissimo. No, abbiamo perso un bel po' di vite oggi, però ci sta. Porco di quel. Ma c'ho le tre maschere, non ho paura, tanto non serve a niente. L'avevi già preso. No, non ho preso niente. Magari per sbaglio non ti preso niente. Sento roba che scoppia, visuali di merda. Porco di... Non riesco molto a parlare oggi, è una parte che mi sta mettendo alla prova, quando c'è... Ma anche sulle casse, cioè proprio sparo. Ah, 52 vite, non mi basteranno mai. Perché? Dai, porco di quel... Lo miri! Gemmina, ti voglio. Bene. Ma quindi come siamo messe, Gemma? Ne manca uno. Ne manca uno. Vado. Una musica che ti prende in testa e non ti molla più. Ma io sono un po'... mi gira la testa. Mi sta facendo... lavaggio del cervello. Più che altro queste sono aule, no? Sì. Però vedo che tutto ha... tutto sempre davanti, dritto per dritto. Sì, un binario dritto, sì sì. Però è strano, cioè una scuola non dovrebbe essere fatta così. Cioè c'è il corridoio, poi a destra o a sinistra o da entrambe le parti ci sono quelle classi. È l'Accademia del Male. È tutto un... Che poi l'hanno anche fatto vedere che ci sono delle classi a destra o a sinistra che escono gli alunni. Però poi le classi che devi affrontare tu sono tutte avanti, solo avanti, 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 avanti. Un po' strano, Comunque sì? Adesso ho visto abbastanza del gioco per poter dire che comunque se l'avessi giocato all'epoca l'avrei apprezzato. Sono contenta, non potrei che non esserlo, perché ho tanti bei ricordi di questo gioco che mi vengono alla mente adesso che lo stai giocando. E effettivamente dai, era giusto portarlo sul canale, anzi era quasi un'eresia non averlo ancora portato, perché è da tanto tempo che te lo chiedo di, no, ma non di fidarti di me, sapevo che ti sarebbe piaciuto, è giusto così. Porco di quel... Di nuovo un'altra aula con quei cosi. Sì, e piaceva molto come idea. Che ripetitività. Uffi. Peccato.
forse se la sono giocata un po' male questa cosa. Vabbè, facciamo. No, comunque c'ha i suoi difetti, ma dati anche dall'emulatore, però alla, in fin dei conti alcuni sì, perché dato che cioè io e mio fratello l'abbiamo giocato fino allo sfinimento questo gioco un sacco di volte, che ormai non ricordo neanche più quante, e quindi so riconoscere più o meno cosa è un errore proprio del gioco e cosa potrebbe essere dato dall'emulatore, ecco. Colpi, li voglio tutti. Sì, ma tornano qua. Sì, 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 sto aspettando quello. 98, va bene. Anche uno in meno. Ci si può accontentare, sì, dai. Ah, qua erano qua. 99. Gemma, una ne mancava, giusto? Sì. Quindi con questo abbiamo completato anche questo. Stiamo andando bene. Così poi vediamo il 100% del gioco. Dormi, Nina, e la notte non temere. Delle sue unghie lunghe e dei suoi denti aguzzi paura non avere. Non ti nascondere sotto le lenzuola. Il mostro è tuo zio e non ti lascia da sola. Nina, la mia adorabile nipotina. Accidenti, stai diventando grande e un po' spiona. Dammi la mano, signorina. C'è bisogno di qualche modifica. Fammi vedere. Va bene, signorina, vediamo cosa hai imparato. Ah, si gioca? Guarda che musica. Sì, quindi è cambiato livello. Con proprio altre gemme. Vediamo le animazioni che... Allora, lei rotea così. Non ha il doppio salto, però c'ha la mano lunga. La mano lesta. Ok, va bene. Proviamo. Proviamola. Prendiamoci la mano. Sui tetti, come ci sono finiti? Come poi ci sono finiti? Eravamo in un corridoio che è sempre stato dritto e senza salire delle scale siamo sul tetto. Beh, ma sai, quello che hai fatto con Crash, della melma che saliva, in realtà gli è più saliti. Ah, è vero, sì, ok. Piani. Capisco cosa vuoi dire, ma forse c'è una spiegazione. Dio, brutta visuale. Il dirigibile! Senza, siamo bloccati! Te pareva che Crash. Ti avevo detto di fissarlo a qualcosa di sicuro. Veloce, Nina, o perderai l'auto! Beh, non è abbastanza. Veloce. Anche Stop. Lui si fida di Crash. Infatti. Di sotto. Più nemici. Che musica. Non si può caricarti. Tecnica che abbiamo rivisto in Tarkon Town nel quarto. Quanto sei? Dai, le vite ce le siamo rirecuperate. Quindi adesso lei starebbe tentando di raggiungere... Vaffanculo, dirigibile! Se non mi voglio perdere la trama. Porca, ste visuali... niente, non mi gira le visuali come vorrei. È scomodo, se le visuali non... non mi permettono.
Ah. Non c'era tutorial, non lo so. Ah! Come al solito, mettiamo la stessa cosa 10 volte. Beh, ma sai, fa parte proprio del suo comparto abilità. Sì, sì, no, ma magari cambiando anche solo solo il muro, cambiando solo solo qualcosa. Però vabbè, dai, lo accetto, lo accetto. Va bene. Ti devi sempre fare domande. Qualcosa l'avrà fatta, no? Sì, sì. È come in Tomb Raider. Quando ti danno una leva, tu premila e muori. È che qualcosa l'ha fatta. Se l'hanno messa lì, guarda. Di sicuro non l'hanno messa per bellezza, per... No, non si gira. Porca. Madonna! A vedere che inizia ad avere i primi accenni di allergia. Oddio, non vorrei essere nei tuoi panni. Sì, ma ne ho proprio voglia. Meno male che non sono allergica a niente. Cioè, dovrei anche rifarlo, il test, per esserne sicura, perché l'ho fatto troppo tempo fa. Quindi, tanto per sicurezza, questi test vanno sempre rifatti dopo un po'. Oh, non va. A volte devi saltare, a volte non devi saltare, a volte... È un po' così, anche su PS2 era così. Ho 3 maschere! Poi ti toccano la maschera alla perdita. Non hai veramente un'invincibilità, semplicemente... Sai, non mi ero mai accorta di questo, quindi non ti so dire se anche qui l'emulazione c'entra qualcosa. L'emulazione c'entra sempre, non la vedo. Mamma mia, sì, però me ne avete messi troppi, Per il culo del gargoyle, con sovraimpressione che... Puzza il culo del gargoyle. Non è possibile. Sì. Caccano pietra. Caccare pietra o essere un gargoyle? Gemma, sono perso con le gemme, io te lo dico. 3 ne abbiamo preso. Solo? Infatti, mi sembrava che... Quindi il livello è ancora lungo. Evviva. Siamo a metà. Puttana. Le parolacce. Ciao bambino. Se non vi siete iscritti, bambini, iscrivetevi, attivate la campanella per rimanere aggiornati e sentire tante parolacce da Luca Dini. E se vi piace, ma vi strapiace il canale e non ne avete mai abbastanza, tipo di come questo è caduto e morto, abbonatevi, diventate sponsor caffè o sponsor gold a seconda delle vostre possibilità. Se siete gold però avete tante cose da vedere in più. Tante. Sì. Ho detto tutto? Sì. Volete vedermi bestemmiare in diretta? Potete venire su Twitch, dove sto facendo le dirette in questo momento, che sono senza lavoro, quindi ho del tempo libero, e quel tempo libero tentiamo di riuscire a sbancare il lunario con qualche direttina su Twitch. Il sito viola. La gemma viola. Brutta sta visuale! Non capace! Perché? Ho perso.
Perché sti camini che fanno così mi danno fastidio. No, che sei caduto. Mamma mia, mettetene di più. Tanto. I topi sui tetti. Tipico dei topi. È sempre meglio dei cani sui tetti. I cani sui tetti ci vivono, è il loro habitat naturale. Perché quando il cane va a fare il nido, no, dove puoi fare le uova, praticamente si trova un tetto con un comignolo bello ampio, arriva volando, un tipico dei cani, e inizia a covare le famose uova di cane, che tra l'altro ci fai delle frittatine fantastiche. Ma guarda, queste cose le mangerai tu. Io mi dissoto. Qua. Sì. Mi sono un attimino perso. Giravo, non capivo più. Mamma, ti confondi con le tue stesse cavolate. Sì. Dai, porco! Oddio. Questo mi puzza. Mi puzza di corsa a sopravvivi, vero? Sì. Eccolo lì, sapevo io. Ma non è il nostro dirigibile, devo scappare dal mio stesso dirigibile. Purtroppo ci sta venendo incontro, se non vuoi morire. Ma io avevo capito che dovevamo andare verso il dirigibile. Sono cambiate le cose. Adesso devi scappare dal dirigibile. Perché ci è venuto incontro. Io ero un po' più veloce di quello che mi ricordavo. Meglio. Forse l'emulatore ha velocizzato un po' più. Porco. No! Sono oddio. Mi gira tutto! Guarda, ok, no. Lo pesa? Sì. Sì. Oh. Mamma mia, per un pelo! E qui? Dai, che c'ero attaccato. Oh, manca la scopa. Mamma mia, tutte vicine. Ma anche di nuovo perso quante ne ho, mannaggia. Dai, ma non rompetemi le palle. Niente di nuovo. Sì, tutte. Tutte. Allora si va, affanculo che mi avete rotto, va, andate a cagare, sentite, me la lascio, mi sono rotto le palle, ne sono veramente troppi, so che fino adesso li ho uccisi tutti, ma mi sono rotto le palle. C'è lo zio. Ci hanno trovati! Al dirigibile! Presto! Ma da quando ci hanno trovati? Sì, in effetti, cioè, ci hanno trovati! Ma dove sta la novità? Fino adesso che ci hanno trovati. Di nuovo con lui. Che palle. Che ha finito le munizioni. Sì. Quindi non te le ha tenute, le altre. Che? Non vedo un cazzo! Non è questo quello che mi ricordavo. Che succede? Vedendo. Tu sei in punizione, Madame Amber. No, ma questo è l'emulatore. E così il non piccolo è così. Cortex no. È cresciuto. Vedo che ora lavori come barbiere. Non capisce niente. Sono uno scienziato malvagio. Così ora fai lo scienziato. Per me rimarrai sempre un piccolo verme. Ma è ingiocabile così. Non vedo un cazzo. Ma come? Cosa devo? Ma cos'è? È un abominio! No, qui la Mesh se n'è proprio andata a farsi benedire. Non so perché mai visto una cosa del genere. E devo rifarlo fino ad eccoci. Sì! Ciao, Andy, buona! Tu non lo sta facendo. Sei in punizione. Ecco com'è, doveva essere. Non è che sia migliorato. E così il piccolo Cortex è cresciuto. Vedo che ora lavori come barbiere. Sono uno scienziato malvagio. Poteva anche essere uno scienziato. Così ora fai lo scienziato. Per me rimarrai sempre un piccolo verme.
Ma noi. Allora, questa spara i fulmini. Ah, io posso richiudere le botte. Arca! Campana. Parole così. Beh, alla fine non è difficile. Hai già capito cosa devi fare. Sì, ma non ho capito il perché. Però vabbè. No, non ho capito perché sparando delle campane. Porco di quel... È finito! No, 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 fa col ditino. Non sai dove prendo il filo il ditino. Ciao bambini. Toh, nel di dietro, così. Grazie. Sì. Quindi gli stiamo rompendo le corde a cui è appesa. Perché è appesa delle corde? Scrivetelo nei commenti. Oh, hai rotto tre quarti di... Tira a sé le campane. Suona le campane di indotto. Facile, se non ci sono i glitch. Non possiamo sporgerci. No, non possiamo. Però ci fidiamo che stia bene. Andiamo. Comunque, a chiamare. Secondo me se potevamo la vedevamo un po' giù. Non vediamo un cazzo. Non si può rompere il dopo. Non lo voglio più rompere, se permetti, voglio andare avanti. Perché il pavimento si vede, quindi non è infinita la caduta. Ma l'avranno fatto sparire, dai. Hai ragione. Perdi qui! Perdi qui! Ancora. Di nuovo crash. Finisce più sto livello. Ma da quant'è che sto registrando? 5 giorni? Alla fine comunque quello era il boss finale della okay, del livello. Perfetto, andiamo a prendere allora la gemma che ci mancava qui. No, devo di nuovo attivarle da solo. Direi che ci pigliamo la gemma e salutiamo. Olè. Un commento. Olè. Uepa! Un, dos, tres. No. Non è quello. La madonna, come faccio? Così. Quanto si lo cade in giro? È per quello che come poi faccio. Tu... Yeah, quindi grazie per aver guardato questo episodio. Un saluto a tutti voi dal vostro Gaming. Adesso ne vedete. E ci vediamo alla prossima. Ciao.